Avete presente tutto quello che zia Aurora vi ha raccontato sulla costruzione del personaggio? Bene, prendetelo e buttatelo nel cestino! Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma non solo. E stavo scherzando nell'intro, guai a voi se vi dimenticate dell'importanza di costruire un buon personaggio perché altrimenti prendete la vostra sceneggiatura, la pallottolate e via, come se non fosse stata mai scritta. No, è molto importante saper lavorare bene col personaggio e però oggi vi voglio parlare di due casi di cui si è tanto parlato, che per due motivi diversi hanno tanto in comune e che allo stesso tempo lavorano con i personaggi e con la costruzione dell'ambiente in un modo diverso da come siamo abituati a fare. Sto parlando di 1917 di Sam Mendes e Dunkirk di Christopher Nolan, due film ambientati entrambi in contesti di guerra, ma le loro similitudini non finiscono qui. Ora, se non li avete visti, vedeteveli, sono spettacolari, due film bellissimi. Non è che li dovete vedere perché farò spoiler, ma perché sono veramente dei grandi film. E hanno fatto molto parlare di loro, in modo particolare per la tecnica con cui sono stati realizzati. Se Dunkirk è un film che presenta più linee narrative intrecciate tra loro con assi temporali diversi, 1917 è un film girato in piano sequenza, ovvero che è privo all'apparenza di stacchi. In realtà, come è stato visto più e più volte nei backstage e nelle interviste, gli stacchi c'erano, ma stiamo parlando comunque di shot lunghi 8 minuti e sapete bene anche voi quanto sia difficile fare una ripresa che funzioni tutto in modo particolare in 8 minuti. Sono veramente tanti, soprattutto partendo dal presupposto che erano delle ambientazioni molto molto difficili, tutto girato all'aperto, questo anche Dunkirk, girato addirittura molte scene in mare, che è una delle cose più difficili che si possono fare. E per 1917 Sam Mendes e gli attori dicono che loro hanno provato 6 mesi in questo campo vuoto e nel frattempo la scenografia veniva costruita intorno a loro, quindi le trincee, la città diroccata, il bosco, tutto quanto costruito per rispettare i tempi di percorrenza degli attori. Quindi già per questi presupposti, due film che meritano incredibilmente di essere visti. Ma perché ve ne voglio parlare io? Perché hanno due elementi in comune che sono molto particolari nella creazione dell'immedesimazione dello spettatore. Vi ricordate, io vi dico sempre, lo spettatore parteciperà del vostro film, delle vicende del vostro personaggio, se voi avrete creato degli obiettivi chiari, avrete creato un need chiaro, avrete creato un percorso nel quale il vostro pubblico si immedesimerà. Tuttavia, non so chi di voi si ricorda, era ormai un video abbastanza vecchio, ve lo linko come al solito, intitolato Make It Personal, l'ho fatto quando avevo da poco iniziato il canale. In quel video si parlava dei temi e dei valori delle storie. E vi avevo mostrato, ve la mostro anche qui, la piramide di Maslow con quelli che sono i principali bisogni dell'essere umano. E avevamo visto insieme quanto il bisogno di sopravvivenza è il più comune e radicato nell'animale uomo che abbiamo a disposizione. Perché ve ne parlo? Proprio per il fatto che se voi vedete 1917 e Dunkirk, vedrete che cosa di particolare, che i protagonisti di Dunkirk e 1917 in comune hanno che non sono dei personaggi ben caratterizzati. Sono ragazzi giovani, nel caso di Dunkirk non sappiamo nemmeno il loro nome, non abbiamo nemmeno chiaro molto bene quali siano eventuali need, fatal flaw,
backstory, un pochino di più in 1917, meno se non zero in Dunkirk. Abbiamo però chiaro qual è il loro obiettivo. In Dunkirk l'obiettivo è levarsi da Dunkirk, in 1917 è raggiungere il secondo Newport e portare un messaggio per evitare una strage. Più semplice di così non si potrebbe dire. E perché allora noi partecipiamo così fortemente dell'obiettivo di questi personaggi di cui sappiamo così poco? Proprio poiché il fatto di trovarci immersi con loro dal minuto uno in un contesto mortale ci permette di immedesimarci con il loro primario need di sopravvivenza. Questo è un need su cui, un obiettivo su cui si vanno a basare tutti i film catastrofici, eccetera, eccetera. Qui però la cosa gioca a un livello ancora superiore, ovvero sia in Dunkirk che in 1917 siamo in un contesto di necessità di sopravvivenza e di no, salvaguardia del proprio personaggio, in un contesto di percezione limitata. Ora, sapete che essendo voi gli operatori della creazione di questo mondo, siete voi che decidete cosa mostrare al vostro pubblico. Voi, macchina da presa, voi narratore, potete scegliere dove collocarvi. E solitamente il lavoro della macchina da presa è il lavoro di un occhio esterno, un occhio che può allontanarsi e avvicinarsi dai personaggi e può scegliere cosa mostrare. Il meccanismo della suspense, appunto, è il meccanismo che prevede che io, spettatore, so cose che tu, personaggio, non sai e quindi sono in ansia per te. Dunkerque e 1917 questo non lo fanno. Ci pongono a noi pubblico automaticamente in una posizione di percezione limitata, cioè noi sappiamo quello che sanno i personaggi generalmente quando lo scoprono loro. In Dunkirk non vediamo mai un tedesco, mai. Ne sentiamo gli spari, ne vediamo eventualmente le ombre, ma noi stiamo sempre al livello dei personaggi che seguiamo. Quindi siamo come loro in una condizione di immersione nel pericolo, non siamo lontani. 1917, con il fatto che seguiamo questi personaggi e il mondo di questi personaggi si costruisce man mano che loro si spostano, noi non abbiamo mai un momento dove non siamo con loro per questa scelta tecnica. Inevitabilmente è come se nel momento in cui questi due soldati iniziano a andare verso il secondo Newport, anche noi stiamo andando con loro, quindi è una situazione altamente immersiva, degna dei videogame di ultima generazione. Quindi in queste due caratteristiche si racchiudono gli elementi che favoriscono l'immedesimazione in questi due film. Nel fatto di dare degli obiettivi estremamente primari e chiari e allo stesso tempo porre però lo spettatore in una condizione non di superiorità rispetto al personaggio, ma di svantaggio e quindi trovarsi in ansia quanto lo sono i personaggi. Se riuscirete anche voi a creare dei contesti di questo tipo, potete allora anche non avere bisogno di una costruzione a tutto tondo del vostro personaggio, perché l'immedesimazione giocherà su un altro piano. Spero che questo video vi possa essere d'aiuto. Se non avete visto questi film, vedeteli perché sono bellissimi. E grazie di avermi seguito fino qua. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.